Buonasera a tutti, but I warn you. <laughs> I'm sorry, but that's my only Italian for this evening. Mi dispiace, but tutto l'italiano che io so. But fortunately, we have an excellent translator, Mariana Astroloco, who's really good, and she will make it better. Yeah, right. Thanks for inviting me to Pistoia and for coming to listen and for bringing me all the way from California, another center of the world. But I'm not meaning, I don't mean the USA, I mean the Pacific Ocean. E allora grazie per questo invito a partecipare ai dialoghi sull'uomo di Pistoia. Grazie per il vostro ascolto, anticipatamente. E grazie per avermi portato qui fin dalla lontana California, che è un altro centro del mondo. Non la California, diciamo l'Oceano Pacifico, Però no, USA. <coughs> non gli Stati Uniti nemmeno, thanks to Giulia Cogoli and her wonderful staff, and to Marco MA e Adriana. For their hospitality. Uh, as I wrote in an essay that was published last weekend in Corriere della Sera, anthropology has much to offer in understanding our current moment and its challenges. And I think Dialoghi di Pistoia is a great service in our current moment. I'm sorry to have to report that a public festival like this. And an audience like this who have come together to talk about complicated ideas, in in my country, is uh unthinkable. Voglio ancora ringraziare Giulia Cogoli e il suo staff formidabile. E voglio ringraziare Marco Aime e Adriano Favole per la loro gentilissima ospitalità. Lo scrivevo in un pezzo che è stato pubblicato lo scorso weekend dalla Corriere della Sera. Ritengo che per la comprensione del momento presente, così difficile, così confuso, l'antropologia abbia molto, molto da offrire. E penso che i dialoghi sull'uomo di Pistoia in realtà offrano a, a chi ha voglia di capire un grande servigio. Mi duole soltanto osservare che un festival come questo, e lo scritto. E un pubblico come questo, disposto anche a viaggiare, a spostarsi per andare ad ascoltare idee complicate, nel mio paese sarebbero totalmente impensabili. Il mio titolo è «Telling stories, or, I mean historical stories in a time of confusion». Today I'll be speaking about the stories anthropologists tell about themselves and about the people they study, or maybe better, the people they study with. I will focus on fieldwork or ethnography as it has been conducted in exotic, tribal, but we would now say indigenous societies. Il titolo di raccontare <inaudible> R racconti storici in un'epoca di confusione. Oggi dunque vi parlerò delle storie che gli antropologi raccontano a proposito di se stessi, ma anche delle persone che studiano o, per meglio dire, delle persone con le quali studiano. Mi dedicherò in modo particolare al lavoro sul terreno, sul campo, al, ovvero sì all'etnografia, così come è stata Condotta in societies, indigenous. Of course, ethnographers today work in many places, from refugee camps to corporate offices. But in all of these contexts, I would argue the research can never be a process of controlled observation. It's always an activity of people communicating with people. Translating as best they can, making sense of complicated relations, relations that include and decenter the observer. Naturalmente, oggigiorno gli etnografi lavorano in molti luoghi diversi, dai campi profughi agli uffici dei grandi gruppi industriali. A mio modo di vedere, in tutti questi contesti la ricerca non può mai essere un processo di osservazione controllata, piuttosto è sempre un'attività di persone che comunicano con persone, persone che traducono come meglio possono, che cercano di comprendere il senso e dare senso a relazioni complicate, relazioni che comprendono e al tempo stesso decentrano chi osserva. Le storie che da queste interazioni sono le basi. components of anthropological knowledge and during the past 50 years these stories have been changing so i'll be talking today about some of the changes that have been going on uh, they've been challenged anthropology has been challenged politically and philosophically so I will talk about that and I will also reflect on the larger narratives underlying these changes, the historical stories we tell about where we are going together and apart. Le storie che emergono da queste interazioni sono le componenti fondamentali del sapere antropologico. In questi ultimi 50 anni queste storie hanno conosciuto molti cambiamenti, sono state messe in discussione sotto il profilo politico, sotto il profilo filosofico. Quindi, oltre a descrivere qualcuno dei cambiamenti intervenuti, vorrei riflettere anche sulle narrazioni più vaste che gli stanno sotto, per così dire, sulle narrazioni storiche che noi compiamo là dove che, e che riguardano. Là dove ci stiamo dirigendo, insieme e separatamente. We live in confused and confusing times. Our sense of historical direction has fractured. The formerly persuasive narratives of civilization, of development, of modernization, of enlightenment, of democracy. no longer provide the guidance the security they once did sometimes it seems as if anything can happen any historical achievement can be reversed or turned in a new direction viviamo in tempi che sono confusi e che generano confusione in noi intendo dire che il nostro senso di una linea direttrice nella storia si è ormai frammentato. Le narrazioni che un tempo ci sembravano convincenti, quelle di civiltà, di sviluppo, di modernizzazione, di illuminismo, di democrazia, non ci offrono più la guida, la sicurezza che ci offrivano un tempo, anzi a volte ci sembra che possa succedere qualsiasi cosa. Ci sembra che qualsiasi conquista, qualsiasi traguardo storico conseguito, possa essere ribaltato, possiamo essere riportati all'indietro, oppure possa essere deviato in una direzione diversa. Not long ago, at the end of the twentieth century, capitalist globalization and western style democratic politics seemed to be defining the future. Neoliberal free trade was in charge. Now that order and the international cooperation it assumed is much less secure. New forms of nationalism and chauvinism are on the rise everywhere. The world wars we left behind for half a century are suddenly, once again, real possibilities. Non molto tempo addietro, alla fine del XX secolo, il futuro ci sembrava definito dalla globalizzazione e dalla democrazia, intendo la democrazia in senso politico, di tipo occidentale. Dominava il libero scambio di stampo neoliberista. Ecco, adesso tutto questo ordine e la collaborazione, e la cooperazione internazionale che presumeva sono molto molto meno sicuri in tutto il mondo sono in ascesa forme nuove di nazionalismo e di sciovinismo le guerre mondiali che credevamo di esserci lasciati alle spalle per mezzo secolo di colpo tornano possibilità reali progressive narrative of modernization based on economic growth have been brutally Contradicted by climate change and environmental crisis, and a vision bringing a vision of a future, a future of resource limits, widespread extinctions, and chaotic migrations. A widely assumed feature of modernity, the progressive transition from religious superstition to rational secularism. Is not going according to plan. Religious belief is still very much with us. And at a time of post truth or fake news and internet magnified conspiracies, it's hard to believe in the inevitable victory of science and rationality over prejudice and ideology. <laughs> progressive o progressiste della modernizzazione che poggiavano sulla crescita economica sono state brutalmente contraddette, messe in discussione dal cambiamento climatico, dalla crisi eh, ambientale, che ci pongono davanti agli occhi la visione di un futuro dove le risorse saranno sempre più limitate, dove vi saranno estinzioni diffuse. E dove le migrazioni si faranno sempre più caotiche. Una caratteristica che davamo scontata, una caratteristica della modernità, e cioè la transizione progressiva da superstizione religiosa a laicismo razionale, non sta affatto procedendo secondo quello che pensavamo. Anzi, la fede religiosa è ancora molto presente altro che fra di noi. Nell'epoca della posterità, nell'epoca delle fake news, nell'epoca dei complotti che vengono esaltati e, e amplificati da internet, è davvero difficile credere nella inevitabile vittoria della scienza e della razionalità sul pregiudizio e sull'ideologia. This is perhaps enough to evoke the unstable times we live in. Times that we struggle to grasp, to control in coherent narratives. If the big stories, the so called master narratives, are no longer credible, perhaps we should abandon the search for a common destiny and cultivate a more peripheral vision, uh, alert for alternatives. History has never proceeded along a single path. Forse quanto ho detto fin qui già basta per evocare l'instabilità dei tempi in cui stiamo vivendo, tempi in cui abbiamo davvero molte difficoltà a cogliere il senso di questa, di questa nostra epoca e a inserirlo in una narrazione coerente, a controllarlo. Ora, se le grandi storie, le cosiddette narrazioni portanti, non sono più credibili, beh, allora forse dovremmo rinunciare a cercare un destino comune e dovremmo invece coltivare una visione più periferica, mantenendosi sempre vigili per vedere se spunta qualche alternativa. Perché in fondo la storia non è mai, non ha mai, non è mai avanzata lungo un unico sentiero. In the present confusion, anthropology's ethnographic tradition of cross cultural research is an essential resource. And I mean not a formal method, but more like a sensibility or an attitude an attitude of patient listening, an openness to surprises, and a commitment to translation. Ethnography is constantly asking us, what else is going on? And resisting quick answers, it reminds us, not so fast. So, ethnography, not so fast. Or, what else is going on over there? This kind of ethnographic alertness will not, of course, help us restore a lost historical totality, a coherent story of progress. Ma that was a story potato da un gruppo di people che for several hundred years immaginato che controllare world history. Nella confusione del nostro tempo, la tradizione etnografica dell'antropologia, la tradizione cioè, di una ricerca interculturale, è una, ris è una risorsa essenziale. Attenzione, quello che dico è che non si tratta di un metodo formale, piuttosto direi di una sensibilità, di un atteggiamento di ascolto paziente, di una apertura a qualsiasi sorpresa, ma di un impegno saldo alla traduzione fra culture. Dunque l'etnografia non fa che chiederci questa domanda e che altro sta succedendo altrove? E siccome l'etnografia è allergica alle risposte troppo veloci, ci ricorda sempre piano, non andare così veloce, eh? non così veloce, ci dice l'etnografia, e guarda sempre che cos'altro sta succedendo. Ecco, questa vigilanza etnografica, naturalmente, non è che ci aiuterà a ripristinare la totalità storica che è ormai perduta non ci aiuterà a rimettere insieme una narrazione coerente di progresso. Quella era una storia raccontata da un unico gruppo di persone che se l'è raccontata e riraccontata per svariati secoli, immaginando di avere il controllo assoluto sulla storia del mondo. The period, that period of Euro-American dominance is finished. Decolonization and environmental crisis have undermined its unified vision. Today, I'm going to suggest that a decentered anthropology, uh, confronting its colonial pasts and no longer a Western uh, science, can contribute to a more adequate historical realism. Uh, a realism composed Of multiple stories, but multiple discontinuous stories, stories that don't add up to a smooth hole. Beh, quel periodo, il periodo cioè del predominio euro-americano, è bello è finito. La decolonizzazione e la crisi ambientale hanno come dire, tagliato l'erba sotto i piedi a quella sua visione così unitaria, così monolitica. Oggi quello che io vorrei invece sostenere è che può contribuire a un realismo storico molto più appropriato, molto più idoneo, una antropologia decentrata che guardi in faccia i suoi passati coloniali e che non sia più soltanto una scienza occidentale. Penso cioè a un realismo che si compone di storie molteplici, molteplici, ma discontinue. Storie cioè che non si sommano a formare un tutto, un insieme omogeneo. So I've said that anthropology's etnografica tradition is a legacy worth Preserving, but with changes, with changes, and in new conditions. And I, I will now, I'll, let me explore some of those changes. The, the, the canonical model uh, for anthropological fieldwork uh, in the 20th century was uh, Bronislaw Malinowski's fieldwork, his sojourn in the Trobriand Islands. Uh, a remote location off the coast of uh, New Guinea. During the First World War, for 18 months, he lived in a Trobrian village, participating in everyday life and speaking the local vernacular language, Kirowinian. Uh, this practice of extended residence and language use was commonly called participant observation. And it would become the professional norm. It has been practiced by generations of anthropologists: like Margaret Mead in Samoa, Raymond Firth in Tikopia, Victor Turner in the Congo, Clifford Geertz in Java, and many more. Dicevo pocanzi che la tradizione etnografica dell'antropologia è un retaggio che vale la pena preservare, ma Con certi cambiamenti, intendo dire in condizioni che sono nuove, che sono mutate. Vediamoli questi cambiamenti allora. Il modello canonico del lavoro sul campo in antropologia nel XX secolo è stato quello di Bronisław Malinowski, e il grande studioso che soggiornò. E condusse e svolse il suo lavoro sul terreno nelle isole Trobriand, che sono un arcipelago molto isolato che sta a largo delle coste della Nuova Guinea. E dunque Malinowski, durante la prima guerra mondiale, la prima guerra mondiale, visse per 18 mesi in un villaggio delle Trobriand, partecipando alla vita quotidiana dei, loro abita dei suoi abitanti e parlando la lingua del posto, questo dialetto che chiamiamo Kiriwinyan. Questa pratica, quindi di soggiorno protratto, 18 mesi, e di uso della lingua del posto, la chiamavamo all'epoca comunemente osservazione partecipante ed è diventata la vera e propria norma della professione dell'antropologo. Ed è stata praticata da generazioni successive di antropologi, qualche nome per tutti. Margaret Mead ha lavorato nelle Samoa, Raymond Firth a Ticopia, Victor Turner in Congo, Clifford Geertz a Giava, e poi ce ne sarebbero tanti altri ancora. Mm. It's ironic that, was... that Malinowski's fieldwork, which was the model for intensive scientific research, was the result of an accident. Uh, Malinowski was a Pole who was moving to England, but he was technically a, a, a citizen of the Austro-Hungary. Austro so in, in World War One, he found himself in Australia as classified an, a, an, an enemy. <laughs> and but so to in, avoid internment, he negotiated. A deal where he could live in a remote place, the Trobriand Islands, you know, out of <laughs> where he wouldn't make trouble, <laughs> and uh, so that's what he did. So Malinowski's fieldwork was really a kind of imprisonment, <laughs> and so uh, this his prolonged fieldwork became the model, as I said, for anthropologists working in far-off places, living among natives, and they worked to to. Construct a coherent image of culture. The local people there, they, they tolerated the outsiders, sometimes resisting their persistent questions, and sometimes uh, helping them to understand the confusions of daily life, the meaning of religious ceremonies, the rhythms of exchange. Non è ironico. Malinowski. Conduce un tipo di lavoro sul, sul campo che diventa il modello di una ricerca scientifica intensiva. Però questo modello, questo lavoro che lui ha fatto in realtà è nato da, da un incidente, da un caso. Malinowski era polacco, si stava per stabilire in Gran Bretagna, però tecnicamente lui era cittadino dell'impero austro-ungarico. E durante la Prima Guerra Mondiale si trova in Australia e quindi è classificato come nemico. In quanto tale aveva di fronte la prospettiva dell'internamento in un campo di prigionia. Invece ha contrattato e ha ottenuto di poter fruire di un soggiorno protratto in una località isolata. Le Trobriand, per l'appunto, dove, isolate come sono, non avrebbe dato troppo fastidio. Diciamo che da un certo punto di vista il suo soggiorno lì è stato una forma di carcerazione. E tuttavia, il protratto lavoro sul campo che Malinowski ha svolto nelle Trobriand, come dicevo, è diventato un modello per antropologi che lavoravano in altre località remote. Questi sono persone che si sono messi a vivere fra, oggi diciamo i nativi, gli indigeni, eh, che hanno lavorato per cercare di mettere insieme un'immagine coerente delle, delle rispettive culture di questi popoli, i quali, dal canto loro, tolleravano questi esterni piovuti lì da chissà dove, a volte certamente come dire, facevano resistenza alla loro inclinazione a fare domande molto insistenti, a volte li aiutavano a capire la confusione della vita quotidiana in un villaggio nativo, il senso delle cerimonie religiose e i ritmi degli scambi. In Malinowski's case Uh, key Trobriand individuals, key collaborators, dictated and helped him translate the many magical spells and myths that filled his field notes and subsequent books. In, but in his publications, these individual Trobrianders were seldom named. They appeared as cultural types, you know, simply the Trobrianders. The Trobranders believe this, the Trobrianders do that. For many years, that was the convention in anthropological writing. Interlocutors in fieldwork were just referred to as, as the Samoans or the Ndembu or the Javanese and were considered sources of cultural information, commonly called native informants. And I should perhaps note that. The word "informant" in uh, English the, is not the same exactly as the Italian "informatore," which has a bad connotation. Uh, but in English, the word "informant is separate from a, the more negative word "informer, who is someone who divulges secrets. Quindi, nel, nel lavoro svolto da Malinowski c'erano dei collaboratori abitanti delle Trobriand, indispensabili, perché dettavano e aiutavano a tradurre gli incantesimi, i riti magici, i miti. Di cui erano pieni i taccuini di lavoro di Malinowski e di cui sono poi stati pieni i volumi che ha pubblicato successivamente. Però nelle pubblicazioni di Malinowski quelle persone, quei nativi dell'Etrobyand, non erano chiamate per nome, erano, figuravano, diciamo, come tipi culturali. Gli abitanti delle Triobriand. Gli abitanti delle Treobriand fanno questo, gli abitanti delle Trobriand hanno questa credenza, eccetera. E questa è rimasta per molti anni la convenzione nel lavoro degli antropologi e nella, nelle opere, negli scritti di antropologia. Cioè nel lavoro sul campo, sul terreno, l'interlocutore del, dello studioso veniva chiamato di volta in volta, a secondo dei luoghi, il Samoano, i Samoani, gli Indembu, i Giavanesi, visti come fonti di informazioni culturali e chiamati per lo più con il nome collettivo di Native Informants, informatori indigeni. Attenzione, lo so bene che in italiano informatore ha una connotazione abbastanza negativa, però in inglese non funziona questa distinzione. In inglese quello che ha la connotazione eh, negativa è informer, cioè quello che spiffera notizie riservate, che divulga segreti, mentre noi, per noi in inglese la parola informant non reca con sé questo diciamo, stigma, questa connotazione negativa. Quindi gli informant indigeni. So, the early narratives of anthropological fieldwork were, were a kind of heroic narrative, similar to many other Western travel stories of exploration or exotic discovery. Uh, an intrepid anthropologist, usually male but sometimes female, leaves the comforts of home for an exotic adventure, returning with valuable knowledge. From an unfamiliar world. The people study provide information to the visitor in a shared local language. The anthropologist organizes the information and produces an interpretation. Oral information is transformed into written analysis, speech into writing. But the division of labor in fieldwork was never so simple. Dunque, l'audacia degli antropologi ha dato luogo a una narrazione eroica, hm? analoga per molti versi a tante altre storie, resoconti di viaggio uh, occidentali, resoconti di scoperte molto esotiche. Per solito si trattava di un intrepido antropologo, comunemente maschio, a volte femmina. Che si lasciava alle spalle le comodità di casa sua e si imbarcava in un'avventura esotica e poi tornava a casa con un sapere molto prezioso riguardante un mondo totalmente diverso, totalmente altro, totalmente ignoto. E le persone studiate, osservate, fornivano in, in, informazioni a questo visitatore e lo facevano in una lingua locale che poteva essere condivisa. Però dal canto suo l'antropologo organizzava tutte queste informazioni e, ne, e, e, e quindi sfornava un'interpretazione di quella data cultura. No? Quindi informazioni ricevute oralmente venivano trasformate in analisi scritte, dalla parola parlata alla scrittura. Però attenzione perché la divisione del lavoro nel lavoro sul campo in antropologia non è mai stata così semplice come ve l'ho descritta. Yes. malinowski's portrayals of, so, of trobrian society in a half-dozen large big books were detailed and convincing, which they were. it was because his interlocutors were more than informants, more than simple sources of information. ethnographic knowledge in his and many other cases was actively co-produced, not discovered. 20th century anthropology's understanding of different cultures was based on this co-production, this collaborative work, a process that was largely unacknowledged. And that would change. And more recently anthropologists have stopped speaking of informants uh, and instead refer to mm, consultants or sometimes hosts or friends, individuals with proper names. This change, this disappearance of the anonymous informant, responds to pressure from indigenous political and social movements, the growing public presence of native intellectuals and activists. Anthropologists can no longer speak for, speak on behalf of their subjects without fear of interruption. Se le descrizioni che Malinowski ci ha lasciato della società delle Trobriand, e ce le ha lasciate in mezza dozzina di grossi tomi, sono dettagliate e sono convincenti, e lo sono senz'altro, è perché i suoi interlocutori erano ben più che semplici informatori, cioè erano ben più che semplici source, eh, fonti di informazione. Nel caso di Malinowski stesso e di anche di tanti altri, il sapere etnografico era in realtà il frutto di una coproduzione attiva, non il frutto di una scoperta. Cioè, quello che voglio dire è che la comprensione, la lettura delle culture altre che ci fornisce l'antropologia del XX secolo poggia, si fonda proprio su questa coproduzione, su questo lavoro di collaborazione e questo processo però è rimasto a lungo privo di riconoscimento. Ecco, questo è uno dei cambiamenti che sono intervenuti. Questa cosa qui è cambiata tanto che da, ultimamente gli antropologi hanno smesso di parlare di informatori e adesso parlano di consulenti, a volte di anfitrioni o di amici, cioè persone a cui danno un nome, li chiamano con il loro nome proprio, sono presenze. Dunque questo cambiamento che è intervenuto nel lavoro dell'antropologo, la scomparsa dell'informatore anonimo, che cos'è? Beh, è il frutto e la reazione alle pressioni che hanno esercitato i movimenti politici e sociali degli indigeni. Alle pressioni che ha esercitato una presenza pubblica crescente da parte di intellettuali e attivisti indigeni, nativi. Ecco che gli antropologi oggigiorno non possono più parlare a nome e per conto dei loro soggetti di studio senza il timore di essere quantomeno interrotti. We're going I'm going to skip a little right. we'll skip two here. The act... Next page. The active role. Okay. Yep. So the active role of the indigenous co producers, in effect the co authors of anthropological texts, uh, could no longer be hidden. And at that time, when we were involved in the 1980s in a critique of anthropology, which was all about um, bringing out the complexity, the co production of ethnographic texts, uh, during that period, we were imagining an ethnography that would represent concrete relationships, relationships that were interpersonal uh, and intertextual, but also historical and political, relationships determined by economic exchanges, by gender, by colonial power. And in this perspective, culture could no longer be thought of as a distanced object in an interconnected world today cultures are always trading traveling translating interacting and they always were actually even in the past and so a focus on relationships in ethnography is not a some subjective turn away from objectivity but a claim for a more complex Realism, realism of, of relationships. Mm -hmm. Dicevo del ruolo attivo di questi co-produttori indigeni, nativi di sapere etnografico, che sono di fatto i coautori dei testi di antropologia, e questa cosa ormai era impossibile nasconderla. Eh, All'epoca parlo degli anni Ottanta, oramai del secolo passato, in cui ci siamo tutti impegnati in una critica dell'antropologia eh, che ha cercato di porre in luce la complessità e la coproduzione per l'appunto dei testi. E a quell'epoca immaginavamo che immaginavamo una etnografia che rappresentasse dunque delle relazioni concrete, relazioni che erano interpersonali e intertestuali, ma anche storiche e politiche, cioè relazioni determinate da scambi economici, dal genere e dal potere coloniale. Da questo punto di vista Cultura non, non la si poteva più pensare come un oggetto distante perché, in un mondo ormai interconnesso, le culture e questo, per la verità, non lo fanno soltanto adesso, lo facevano anche in passato, ma era meno visibile. Le culture, dicevo, sono sempre lì che scambiano, che commerciano, che viaggiano, che si spostano, che traducono, che interagiscono e quindi. Concentrarsi ora nella attuale sulle relazioni non è come dire, un, eh, un discostarsi dall'obiettività per abbracciare la soggettività, tutt'altro è la rivendicazione di un realismo più complesso, cioè un realismo delle relazioni. The changes that I've been describing a little bit, which is involved the decentering of the anthropologist uh, were part of what in the 1980s is sometimes called anthropology's crisis uh, crisis of authority or uh, and uh, as as I look at that now, I can see that the work that we were doing then, books like Writing Culture, Scrivere le Culture, perhaps, which were published in that time, they responded to the historical ground shifting under our feet. We were being challenged by post 1960s anti colonial movements, by feminism. Challenging masculine authority, and by indigeneity, the new forms of indigenous politics and presence that were emerging in, as a newly global force. But... I cambiamenti che vi ho descritto sono fanno parte di quella che negli anni ottanta abbiamo chiamato una certa crisi di eh, autorità. E, e quando mi volgo indietro a guardare quel periodo vedo che i libri come Scrivere le culture, uno dei miei, dei miei lavori, sono state la risposta al fatto che ci siamo a un certo punto sentiti slittare sotto i piedi il terreno storico. Chi ci ha messo in discussione? Chi ha lanciato la sfida? Beh... Tutto, tutti i movimenti e le tendenze che sono sorte dopo gli anni Sessanta, i movimenti anticoloniali, il femminismo che ha messo in discussione l'autorità maschile e quella che potrei chiamare con un neologismo indigenità, una nuova forma di politica, anche di presenza politica, degli indigeni, dei nativi. Ecco, queste sono emerse come forze. Nuove forze globali. Let, let me tell a small story about the historical changes that uh, I've been describing. It illustrates, among other things, the way that feminism has both disturbed and enriched ethnographic knowledge. During the 1980s, when we were trying to rethink ethnography and its relations of production. Uh, it seemed to me that one key element of the anthropological fieldwork of the, nor the Malinowski's norm, which was working in the native language, uh, was unexamined. Well, which language? There are often multiple possibilities in a single field site, and it, 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 may, it matters a lot which one you pick. Or which one is chosen for you by your interlocutors? And how well can a visiting researcher master a complex new tongue in just a year or two?: I voglio raccontarvi una storiella adesso che riguarda i cambiamenti storici che vi ho appena descritto, che tra le altre cose, illustra in che modo il femminismo ha eh, stravolto. ma al tempo stesso arricchito il sapere etnografico dunque parlavo degli anni Ottanta quando ci siamo messi a ripensare l'etnografia e le sue relazioni di produzione e all'epoca mi sembrava che un elemento chiave del lavoro sul terreno, del lavoro sul campo in antropologia la norma per Malinowski era lavorare nella lingua dei nativi e che questo la norma non aveva subito nessuna diciamo, analisi critica. Quale lingua? Molto spesso nel luogo dove lavori, in realtà le, possib le possibilità, le lingue sono molteplici e fa una bella differenza quale lingua, qual è la lingua in cui scegli di lavorare, scegli tu, antropologo, o viene scelta dal tuo interlocutore, fa una bella differenza. E poi ancora, fino a che punto e come, come fa uno che viene dall'esterno, un ricercatore, un ricercatore straniero che viene lì a lavorare, fino a che punto riesce a padroneggiare bene una nuova lingua, molto complessa spesso, in appena un anno o due di lavoro? Anthropologists seemed uh, reluctant to reflect publicly on this crucial, crucial aspect of ethnographic authority their language competence, how well they spoke the language. So, when the issue emerged at a conference in 1992, uh, a conference m marking the 50th anniversary of Malinowski's death, uh, I paid attention. Now, the gathering had been organized by Annette Weiner, an anthropologist who, in the early 70s, uh, did fieldwork in the <laughs> Trobriand Islands. And she respected Malinowski and, and her illustrious predecessor, uh, but influenced by the feminism of her day, she focused her fieldwork on women and on, in the Trobriand Islands. And it, she discovered a domain of Trobriand cultural life. That was invisible in Malinowski's books. Annette Weiner's monograph, Women of Value, Men of Renown, revealed that women engaged in a practice of symbolic exchange connected to the lived experiences of life and death, birth and death. And women thus controlled a crucial aspect of Trobriand culture. How did Malinowski, in all his big books, How did he miss this domain of female power. Dunque, gli antropologi sembravano piuttosto resti a condurre una riflessione in pubblico su questo aspetto cruciale della autorità etnografica, cioè la loro competenza linguistica. Ma quanto la sapevano? sta lingua locale? Fino a che punto la padroneggiavano. Quindi... Questo ha riscosso la mia attenzione quando questo tema. È stato, diciamo quando questa, questo interrogativo è stato messo a tema durante una conferenza del 1992. La conferenza era stata indetta eh, per ricordare e commemorare il cinquantesimo anniversario della morte di Malinowski ed era stata organizzata da Annette Weiner, un'antropologa che era andata anche lei a fare lavoro sul terreno nelle Trobriand, ma molto dopo, cioè all'inizio degli anni 70. Quindi Weiner o Weiner, va nelle Trobriand rispetto ovviamente tutte le conquiste, le grandi, grandi intuizioni di questo suo illustre predecessore, però essendo influenzata dal femminismo, il movimento di punta del suo tempo, si concentra nello stu sullo studio delle donne delle Trobriand e che fa? Scopre tutto un ambito di vita della cultura delle Trobriand che dai libri di Malinowski non risulta. Eh? Non pervenuto, non, non visibile. Scrive a Weiner una monografia che traduco così a spanne dal, dal il titolo inglese perché è interessante: Donne di valore, uomini di fama. In questa monografia. Che cosa ci dice Weiner? Ci dice che le donne eh, erano impegnate nella, in una pratica di scambio simbolico legato alle esperienze della vita, le esperienze della nascita e della morte. Beh, ma allora se è così, pensa Weiner, le donne controllano nelle Trobriand controllano un ambito culturale che è cruciale, come ha fatto Malinowski con questi... Sei volumi, tomi, pieni di dettagli, di resoconti particolarizzatissimi della vita del Trabbiano, a non vedere che quello era un settore di potere da parte delle donne, hmm. who did parlato talk with was it only men and how well did he understand what they said. In the discussion at the conference Annette Weiner was asked directly how well did Malinowski speak Kiriwinian She didn't answer the question directly but said something much much more interesting She said when I was in the Trobriand Islands I met old people who remembered Malinowski and I asked them about his fieldwork and they told me you are understanding us better than he did then but it's not because you speak better Kirwinian; it's because when he was here, we did not speak English well enough. <laughs> so we, when he made mistakes, we could not—we had no way to correct him. Insomma Malinowski, con chi aveva parlato? Soltanto con maschi? e fino a che punto riusciva a capire sul serio con precisione quello che gli dicevano. Ecco, alla conferenza organizzata da Annette Weiner eh, si svolge tutto un dibattito su questo punto e a un certo punto qualcuno le chiede direttamente: "Scusi, ma quanto lo parlava bene il Kiriwinian Malinowski?". Signorile, lei non risponde direttamente alla domanda, ma racconta una cosa ancora più interessante e cioè dice così: quando ci sono stata io nelle Trobriand, ho incontrato dei vecchi che ancora si ricordavano lo studioso Malinowski. E allora ho colto l'occasione per chiedergli come lavorava sul campo Malinowski. E loro che mi hanno detto? Mi hanno detto: Guardi, Weiner, che lei sta capendo il nostro mondo molto meglio di Malinowski. E non perché lei, Weiner, parla molto, molto meglio il Kirywinian di quanto non lo parlasse Malinowski, ma perché. Quando Malinowski è stato da noi, eravamo noi che non parlavamo bene Inglese. E quindi quando non capiva qualche cosa, quando faceva degli errori, non avevamo modo di correggerlo. We're, we're, we're skipping to the middle of the next page. Okay. The moral of my story: ethnography is always a two-way street. While the anthropologist is studying other people. Those people are studying the anthropologist. And not merely sources of ethnographic information, the researchers' native counterparts are active producers of cross cultural understanding. They transmit not just raw data, but original interpretations. They correct mistakes. They invent new meanings. And today, in our not yet Post colonial contexts, the dialogues of ethnography can take the form of interruptions as well as collaborations. Previously unheard voices are saying loudly, What gives you the right to interpret the world's cultures and to speak for native societies? The imperial West is no longer the center of the world. Now we speak for ourselves. So, antropologie storie esistono ora tra le altre storie in relazioni di contraddizione e translation. Morale di questa storiella. L'etnografia è sempre invariabilmente una strada che ha due sensi di marcia. Mentre l'antropologo, cioè, studia il popolo altro, il popolo altro studia l'antropologo. E dunque, il... Diciamo, gli interlocutori indigeni del ricercatore non sono semplice, semplici fonti di eh, sapere etnografico, di informazioni, sono produttori attivi di una comprensione che è tra le culture, eh? Inter interculturale. Non si limitano a trasmettere, a trasferire allo studioso dei dati così eh, non trattati, ma forniscono delle interpretazioni originali correggono gli errori dello studioso, inventano significati nuovi. Ecco dunque che oggigiorno, in questi nostri contesti che non possiamo ancora davvero definire postcoloniali, i dialoghi dell'etnografia possono assumere la forma non soltanto di collaborazioni, ma anche di interruzioni. Cioè sono dialoghi in cui si levano forti e chiare voci che prima nessuno sentiva e che dicono, eh, ma chi ti dà il diritto di interpretare? Le culture altre. Chi ti dà il diritto di parlare a nome per conto delle società indigene? Guarda che eh, l'Occidente imperiale non è più il centro del mondo. Adesso parliamo noi a nome nostro. Insomma, oggigiorno le storie dell'antropologia esistono fra tante altre storie, e esistono con queste altre storie in un rapporto che è di contraddizione e di traduzione. So let me conclude by returning to our uh, confusing times and the challenge of telling larger historical stories. I used the word indigenous and indigeneity in a new sense, the name now for a global social movement that emerged during the final decades of the 20th century. In my last book, called Returns, was about this emergence, this process of becoming indigenous. Of course, the deeply rooted societies of native, tribal, or aboriginal uh, peoples aren't new. They're often very ancient and con deeply connected to the land. Uh, and of course, the deeply, uh, the, but recently, though, they have become visible. At a new scale, national and global, uh, agitating at the United Nations, blocking oil pipelines, reclaiming lost land, and repatriating artifacts held in European museums. So, despite violent and often genocidal histories, these first peoples have not disappeared, as Malinowski and many others of his generation. Uh, predicted indigenous groups have survived not by but not by staying pure but by strategically changing uh, for, for example melanesians learning english and transforming it into talk pidgin which is uh, the lingua franca of papua new guinea the world's most diverse nation linguistically diverse nation <laughs> sorry Prima di concludere voglio tornare a questo nostro tempo, un tempo che è confuso e ci confonde. E voglio tornare alla sfida di raccontare, di narrare eh, storie più grandi, di, 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 di raccontare narrazioni storiche più basse. Prima, ho, parlato, ho usato la parola indigeno e ho usato il sostantivo astratto indigenità, ma in un senso nuovo. E il senso è questo, ormai indigenità è diventato il nome di un movimento sociale globale che è emerso negli ultimi decenni dello scorso secolo e ne parlo proprio nel mio ultimo libro che si intitola Returns, Ritorni, parlo di questo processo di diventare indigeni. Naturalmente le società dei popoli nativi, tribali, aborigeni, chiamateli come volete, hanno radici profonde, non sono nuove, anzi spesso sono molto antiche, molto collegate al loro paese. Però, recentemente sono diventate visibili ecco, visibili su una scala nuova una scala che non è soltanto nazionale cioè non, che, non solo che in ogni nazione si fanno più visibili questi gruppi indigeni i gruppi nativi ma anche a livello globale sono più, di, più visibili li vedete, li abbiamo visti fare manifestazioni davanti alle Nazioni Unite a New York eh, bloccare gli oleodotti eh, rivendicare le terre che hanno perso piuttosto che gli sono state sottratte, chiedere il rimpatrio, la restituzione dei manufatti che sono custoditi nei musei d'Europa e dell'Occidente. Questi popoli nativi, questi popoli primi, nonostante le loro storie che sono spesso violente e spesso segnate da genocidi veri e propri, non sono scomparsi come avevano profetizzato Malinowski e tanti altri studiosi della sua generazione, no. Questi gruppi indigeni sono sopravvissuti non mantenendosi puri, con un bel paio di virgolette, ma cambiando in modi strategici. Un esempio per tutti: i milanesiani non soltanto hanno imparato l'inglese, ma l'hanno trasformato. Hanno dato vita, per esempio, a una vera e propria lingua franca di tutta Papua Nuova Guinea che chiamiamo uh, Tok Pigein, una lingua creola. So, indigenous emergence, the history I've been mentioning, uh, is just one of the histories, good and bad news, uh, that we need to grasp in our present conjuncture. I think our confusing times require an ethnographic realism, the transformed legacy of 20th century anthropology. And this is a sensibility open to contradiction and uncertainty. Composed of multiple but related and discontinuous stories. Where are we now? I was born in 1945, so I'm becoming historical. Looking back, it seems to me that perhaps the most significant and irreversible achievement of the last half of the 20th century has been the decentering of the west decentering does not mean of course abolition or erasure those places in europe and north america are still very powerful two large decentering histories have framed my writing one a history of capitalist globalization two a history of decolonization L'emergere dei movimenti indigeni, della presenza indigena, non è, un, non è che una delle tante storie che sono positive e anche negative, che dobbiamo cogliere assolutamente nella, con, nella congiuntura attuale. Penso cioè che il nostro, la nostra epoca così piena di confusione richiede un realismo etnografico. Che sia proprio la trasformazione del retaggio dell'antropologia del XX secolo, che sia una sensibilità aperta alla contraddizione e all'incertezza, che si componga di storie molteplici, legate fra loro, ma discontinue nel compresso. Oggi, dove ci troviamo? Io, che sono nato nel 1945, sto diventando storia. E se volgo lo sguardo indietro, mi sembra che la conquista più significativa e irreversibile dell'ultima metà del XX secolo sia il decentramento dell'Occidente. Attenzione, non intendo con questo dire che l'Occidente sia stato soppresso oppure cancellato, no, però decentrato sì. E le opere che io ho scritto poggiano su due... Grandi storie di decentramento. La prima è la storia della globalizzazione capitalistica, la seconda è la storia della decolonizzazione. Se ne potrebbe dire molto, ma il tempo vola, dirò soltanto poche cose. Just let me say here that globalization uh, is more complicated than a simple expansion of capitalist accumulation and consumption, a process originating in Europe. And North America and spreading to the rest of the world. Globalization is a multi centered tangle of connections cultural, economic, and technological. Chinese capitalism is just one of its manifestations. Globalization also proceeds from below the diffusion of popular musics, reggae, hip hop, bangara. And I'm thinking of the websites that are maintained by many Indian tribes today. Voglio dire soltanto che la parola globalizzazione ha un significato più complesso della semplice espansione dell'accumulazione capitalistica e del consumo capitalistico, processo che come sappiamo ha avuto origine in Europa, nel Nord America e poi si è diffuso nel resto del mondo. No, non si ferma qui, è un uh, intrigo multicentrico di rapporti, di nessi, di collegamenti che sono culturali, economici e tecnologici, del quale per esempio il capitalismo cinese oggi non è che una delle manifestazioni. E poi la globalizzazione procede anche dal basso. Sto pensando adesso alla diffusione delle musiche popolari, che possono essere il reggae, lo hip hop, il bangara, penso anche a quelle molte tribù indiane, indiane d'America, nativi americani, che tengono in piedi, fanno funzionare dei siti web. Proprio così. Numero due, decolonization. Come it, is è un processo di contestazione. Beginning in the post World War II period, with the formal independence of African and Asian nations, it has been re repeatedly blocked by neo colonial economic dependence and by liberal strategies of containment. But despite these reversals, decolonization continues to be a world changing force. Most recently, I've encountered it in the work I'm doing in ethnographic ethnological museums in europe and north america and the, the new prominence there of arguments over repatriation or restitution uh, of the colonial collections in european museums artifacts long presumed to have found their final resting place in these museums are now destined for new travels Il mio secondo punto dei due che proponevo all'inizio, la decolonizzazione, come la vedo io è un processo di contestazione, ma non è un processo che si sia ormai concluso. È iniziato nel periodo del dopoguerra con l'indipendenza formale di tante nazioni africane e asiatiche. È stato ripetutamente bloccato dalla dipendenza economica neocoloniale e dalle strategie di contenimento attuate dal liberismo. Ora, nonostante però questi rovesci e queste interruzioni, la decolonizzazione continua, continua a essere una forza che cambia il mondo. Ultimamente io l'ho osservata. Sapete dove? L'ho osservata nel lavoro che ho condotto da etnografo nei musei, nei musei dell'Europa, non solo, anche del Nord America, dove cominciano a mm, venire al centro della scena le discussioni sulla restituzione delle collezioni etnografiche. Lo avete sicuramente sentito dire, il dibattito è. Uh, sì, pensavamo fin qui che questi manufatti delle collezioni dei nostri musei, il nostro continente, Nord America, eccetera, abbiano, avessero trovato qui il loro luogo di riposo, la loro destinazione finale. E invece no, a quanto pare, a quanto pare sono destinati a riprendere il loro viaggio e a tornare forse a casa. So, as you can see, I've been working recently with three linked but separate historical Capitalist globalization, maybe I should say techno capitalist globalization, two, decolonization, and three, indigenous emergence. Of course, there are other important or consequential stories I could be telling, but three is plenty. You know, uh, to do it well, uh, you can't tell all the stories at the same time. Y realism involves a selective a choice and juxtaposition of stories. You can't account for all the currently important histories at the same time. But another linked history, a fourth one, which is becoming part of my thinking importantly, that urgently commands attention is that of environmental disaster and transformation. Phenomena now sometimes narrated as a geological epoch called the Anthropocene. And this planetary history was relatively invisible, uh, even 30 years ago, but now it's everywhere. Uh, in various, but in various local idioms and temporal frames. Uh, not a single, uh, a single process uh, at all. I think the work uh, of uh, Adriano Favoli and uh, and uh, Andrea Stade in their talk this morning. Give a, gives un buon a good sense of the complex local narratives that uh, are, are in questa nuova this new big big story that we need to be you can try that. <laughs> Ultimamente dunque come avete sentito da queste mie parole eh, ho lavorato su tre narrazioni storiche collegate fra loro ma separate. La prima, l'ho già detto, la globalizzazione capitalistica, forse ormai dovremmo dire tecnocapitalistica. La seconda, la decolonizzazione e la terza, l'emergenza della presenza indigena. Ci sono tante altre storie importanti di cui potrei occuparmi, però tre sono già tante, non si può pretendere di raccontarle tutte le storie, cioè il realismo impone anche una certa selezione ragionata. Non è possibile eh, dar conto di tutte le storie rilevanti, significative eh, al tempo stesso. Ce n'è però una quarta collegata a questa, che richiede un'attenzione urgente ed è a quella che sto pensando in questo momento del, del mio lavoro, della mia attività ed è quella del disastro e della trasformazione ambientale. Sono fenomeni che adesso vengono narrati. Come si trattasse di una nuova era della geologia, l'antropocene, lo chiamiamo. Una storia planetaria che ancora 30 anni fa era relativamente invisibile, adesso ne parlano tutti e dappertutto, ne parlano tutti in tanti idiomi locali, in tanti contesti temporali diversi non è certo un, un unico processo e sono sicuro che, che Adriano Favola e Andrea Steid ne hanno parlato stamattina o comunque vi hanno, vi hanno accennato nella, nella conversazione che hanno tenuto proprio qui questo teatro stamani sono narrazioni locali complesse che convergono che si combinano in quella che io chiamerei la nuova grande storia quindi so in conclusione I'm sure you can think of other historical stories that play a generative or a disruptive role today. My conclusion is simply that we have no choice but to be working at more than one scale and telling stories about where we are going that don't point in a single direction. To avoid the grand simplifications that will always tempt us. And to be ready for history's surprises, I've said that we can cultivate an ethnographic sensibility. Not so fast. What else is going on? This can help us grasp the many connections and disruptions that constitute local and global realities. We need to live with complexity. Realism today means engaging with multiple histories keeping them separate and connected in a spirit if you will forgive the paradox a spirit of lucid confusion di sicuro anche voi anche a voi verranno in mente altre narrazioni storiche che possono svolgere oggi un ruolo sia generativo Che distruttivo. Io ho un'unica conclusione molto semplice da offrirvi, cioè che non abbiamo scelta, dobbiamo lavorare su più di una scala e dobbiamo raccontare storie circa dove siamo diretti, che però non vadano in una direzione sola. Dobbiamo cercare di evitare le grandiose semplificazioni che inevitabilmente ci tentano e mantenerci pronti e aperti alle sorprese della storia. Per far questo ritengo che possiamo coltivare una sensibilità etnografica che è quella che ci sussurra vai più piano, non così veloce. E poi che altro sta succedendo qui? È questa che ci può aiutare a cogliere le tante, i tanti nessi e le tante eh, lacerazioni che costituiscono le realtà locali e globali, insomma. Per concludere, dobbiamo vivere con la complessità. Oggi realismo significa lavorare su molteplici storie, mantenendole separate e legate fra loro, in uno spirito, e perdonatemi, è paradossale, lo so, in uno spirito di lucida confusione. Grazie. Grazie.